Quando arrivo a Palazzo Chigi, dove non credo che furono i social a portarci a Palazzo Chigi, ma sicuramente utilizzando i social in modo diverso dal passato, per esempio io ero chiuso il Presidente della Repubblica e eravamo in ritardo perché dovevamo chiudere la lista dei ministri, metto un tweet ironico, arrivo, puntini, 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 che diventa una delle cose che fa discutere a livello italiano, ah, ma perché lui dal Palazzo del Quirinale fa un tweet del genere, fate anche un paio di libri sulla mia lì. Ma dov'è il mio errore? E dico che Salvini poi è più abile. Perché una volta arrivato a Palazzo Chigi, io ho commesso l'errore di non dedicare tanta attenzione ai social. Tutti dicono, ah, Renzi ha pensato troppo a stare su Twitter e su Facebook. Il contrario. Se avessimo messo una struttura, come poi hanno messo Salvini e i 5 Stelle sui social, sarebbe stato molto più forte il nostro risultato. Quindi io ho commesso un errore. È chiaro che Salvini e i 5 Stelle con robe diverse hanno anche alimentato tante notizie contro di me, cioè la valanga di fake news mi ha colpito le persone intorno a me, è una valanga pazzesca. Dopodiché qual è il problema di Salvini, secondo me? Che ha utilizzato i social per istigare all'odio. Questo è il vero problema, perché se c'è un reato e il ministro dell'interno stigmatizza il reato, posso capirlo. Ma se stigmatizza soltanto il reato compiuto da uno di colore e non lo stesso reato compiuto da una persona dalla pelle bianca, capite che sta nei fatti, anche oltre le sue intenzioni, creando un clima da razzismo.